partiti, come direbbe il grande Fabione, partiti. Mi scusasse se lo imito ogni tanto, ma sapete, il mio youtuber preferito di gran lunga, diciamo per certi versi il mio maestro, per certi versi. Allora, video sul discorso che gli azzurri domani non si inginocchieranno per il famoso Black Lives Matter. Una sola cosa: applausi, applausi, applausi. Forza azzurri, forza azzurri, perché ne avete bisogno, perché oggi, da oggi in poi, sarete circondati dai tirapiedi, dai Travaglio, dalle Lucarelli. Scanzi no, scanzi a volte a rigurgiti di intelligenza, di quella grande intelligenza che ha, che a volte butta nel cesso per imitare, per compiacere il suo direttore. Giusto così, basta con questa stronzata. Chi non si inginocchia non è contro il razzismo, no? Quante cazzate dite, quante cazzate. Se bastasse inginocchiarsi per battere il razzismo, sarebbe troppo facile. Andatevi a inginocchiare, coglioni, quelli che faranno polemiche. Andate a inginocchiarvi a Brindisi davanti al 27enne morto in campagna per un malore mentre lavorava a 40 gradi all'ombra. Andatevi a inginocchiare lì, se siete uomini. No, lì non ci andate, no, se no chi li raccoglie i pomodori, chi li raccoglie le ciliegie, chi li raccoglie le angurie? Guarda, non mi spingo oltre a definire come vorrei definire questa gente, altrimenti mi chiudono il canale. Ma non per il canale, non perché tanti, non monetizzo ancora, quindi chi se ne frega. Ma perché grazie al, anche a questo canale, è bello interagire con tanta gente che magari si vive lontani e tutto il resto, per amor del cielo. Il razzismo, l'ho detto 2000 volte il discorso del razzismo. Il razzismo non è altro che concepire un uomo o una comunità di etnia o di colore della pelle diversa dalla propria inferiore. Inferiore. Naturalmente qualche imbecille che usa frasi tipo negro di merda, quello là, c'è e ci sarà sempre, qualche imbecille, sottolineo. Qualche imbecille, neanche di destra, imbecille basta, imbecille basta. Imbecille basta. Cretino. Cretino e basta. Da qui a voler combattere tutto questo con il Black Lives Matter, che se vogliamo è anche un'accusa seria, nulla a che vedere col razzismo come viene concepito da questa parte dell'oceano. Gli Stati Uniti d'America hanno in tale materia storicamente ferite ben più consistenti di quella nostra, diciamo. Gli Stati Uniti del Sud gli africani, gli schiavi africani venivano importati, sì, perché venivano importati. Oddio, è la stessa cosa di oggi, ma con modalità diverse, più subdole, più furbe, più politically correct, ma non meno pezzi di merda. Degli schiavisti del 700, dell'800 importavano delle piantagioni del sud, degli stati del sud, a coltivare cotone e tante altre robe. Tra l'altro, gli stati del sud
a stragrande maggioranza democratica, questo non ve lo diranno mai alla 7, questo alla 7 non ve lo diranno mai. E già, figuriamoci se torcono un pelo al padrone, figuriamoci. Tutta la cosiddetta, tutti i cosiddetti antenati della cosiddetta America liberal erano a favore della schiavitù durante la guerra di secessione, tant'è vero che la guerra di secessione degli Stati Uniti cominciò proprio perché i nordisti, a maggioranza repubblicana, volevano abolire la schiavitù. Volevano. In questo modo gli stati agricoli del sud degli Stati Uniti avrebbero perso di competitività a beneficio di quelli del nord. Come vedete, la storia ve la raccontano, ve la raccontano a cazzi loro. Negli Stati Uniti sono la terra di Rosa Parks, di Martin Luther King, di Malcolm X, lì veramente c'erano dei problemi e ce ne sono tuttora. I poliziotti americani, si sa, sui criminali colored non ci vanno leggeri. Tutt'altra storia con l'Europa. L'Europa forse razzista non lo è mai stata. Voi mi direte, ma le persecuzioni razziali degli anni 20, anni 30, negli anni 30 più che anni 20, no, quelle erano figlie di un idiota, e quello neanche era razzismo, quella era ideologia purtroppo tedesca, produttivistica, che è un po' quell'ideologia che gli è rimasta, solo che oggi la usano in altri modi, oggi la usano chiudendo le banche ai greci, ma mica per razzismo, perché loro si sentono gli eletti superiori. All'epoca loro volevano eliminare i ceti non produttivi con le camere a gas, oggi li vogliono eliminare chiudendogli le banche e togliendogli i risparmi. È sempre stata la loro mentalità, neanche ideologia, è sempre stata la loro mentalità, solo che lì si spinse fino all'aberrazione umana, ma lì è un tema talmente complesso e talmente che ha tali e tante sfaccettature che non lo si comprende cantando Bella Ciao, no, lì bisogna studiare un po' i contesti, assolutamente. È un'altra situazione, quello americano era razzismo, la razza inferiore mi va nei campi di cotone, quello è razzismo. L'altro invece è produttivismo esasperato. Tutte queste che importiamo, tutte queste minchiate, il Black Lives Matter che importiamo dall'America liberal, sappiate che l'America liberal, il Partito Democratico, era quella che teorizzava lo schiavismo a metà 800. Era proprio quell'America che teorizzava lo schiavismo e che ci ha fatto una guerra civile per difendere lo schiavismo. Sappiatelo, non sono cambiati, naturalmente non usano più gli strumenti della violenza, usano altri strumenti. La frase chi va a raccogliere i pomodori è intrinsecamente razzista, perché deve andarci l'africano e non il ragazzo italiano? Perché? Ecco perché, clap 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 agli azzurri che non si inginocchiano e fanno bene. Sappiate ragazzi che avrete tutto contro d'ora in poi, ma la storia ci insegna che quando abbiamo tutti contro facciamo belle cose. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, non ho dato un'occhiata alle libere di Formula 1, ho giusto dato un'occhiata così al telegiornale. Mi risulta, almeno stamattina, nel pomeriggio non so cosa hanno fatto, una Red Bull sugli scudi, una Ferrari che doveva per forza migliorare, fare peggio del Paul Ricard era francamente impossibile.
vedremo domani, è domenica. Sono un po' più leggero quanto al lavoro e vedremo un po' come andrà a finire. Inutile dirvi che vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. E forza azzurri, stasera farò un video più sportivo. Basta ste cagate, ciao!